Le maestre Pie di Rimini. Sì, dall'altra parte. E dall'altra, dall'altra parte abbiamo il Volta Fellini di Riccione. Vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e com'è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io. Attenzione. Il giovane Holden. Ha detto con una tale decisione, sì. lo sai, sì. Sì, è giusto. Seduti dentro un bar, poi si litigherà per ogni cosa, pure per il conto da pagare. Lo sai, mi mancherà, na. Per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. Piatto perfetto tutte e due, sì. Cottura giusta, sapore, raga, sto profumo. Si sente. Sto fresco del limone, a me piace tanto. Ma noi abbiamo delle telecamere che si sente anche a casa il profumo. Ottimo. Siamo avanti con queste cose. E io oggi devo dire, Otello, che qui c'è un pareggio. Anche qua pareggio? Sì. I cantanti pareggiano. Gli idraulici, insomma, va bene. Qui c'è un pareggio molto, molto, molto giusto. 5 e 5. Lui sarà anche freddo, ma 3 punti per Chen. E quindi alla riscossa, perché sennò. Brava! 3 pari, Chen. Cosa tiri? Da 2? Da 3 ancora. Ma te la devi smettere. Volta Fellini vince questa puntata con 34 punti contro i 27 punti delle maestre Pie, alle quali comunque, alle concorrenti, facciamo un applauso. Certo, comunque, perché bravi, è stata bravi, una sfida. Bravi.